Ciao ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono Akira e questo è un video richiesta che in tanti mi avete fatto come richiesta da tanto tempo, e cioè la lista dei migliori mazzi budget modern. È un video con cui appunto voglio comunque introdurre sempre al formato più bello del mondo, almeno al formato che più mi piace. Per carità, giocatori di Legacy non vi arrabbiate, giocatori di Pauper non vi arrabbiate, giocatori di Commander non vi arrabbiate, giocatori di Standard voi non vi potete arrabbiare. Non è vero, perché avesso anche il vostro formato è bello, ma così via. Però ecco, sicuramente il mio formato preferito da una vita, Modern, continuo a giocarlo con grande passione e molti di voi si vogliono avvicinare a questo formato, vogliono giocarlo su MTGO. C'è il mio video che racconta come partire proprio con le basi di MTGO. Poi c'è il mio, ovviamente, codice sconto su Mana Traders, che vi permette di avere il 20% di sconto sugli abbonamenti a Mana Traders per i primi 3 mesi, e quindi vi permette di giocare con un abbonamento appunto scontato. E chiaramente, però, voi mi dite: ma che c'è? Io voglio spendere 10 euro al mese, avere 100 ticks di carte. Con questi 100 ticks, che ci faccio? Tutti i mazzi modder che mi fai vedere, Akira, nei video costano migliaia di ticks. C'avete ragione, raga. Io vi chiedo scusa, costano migliaia di ticks perché effettivamente dopo anni io c'ho Magic Online da quando c'era Shaman O'Lethal Mago, da quando è uscito Shaman O'Lethal Mago. Quindi andatevi più o meno a calcolare il periodo, credo sarà il 2012, e chiaramente con gli anni ho accumulato carte anche lì e bla bla bla. Poi un giorno sicuramente le venderò, soprattutto grazie a Mana Traders. Penso di fare questa mossa finché continuo a fare il content creator, direi che ci può stare. Detto questo, però, quando si deve iniziare con un mazzo che sta sotto i 100 ticks. Sono convinto anche io di questo, e allora questo video vi darà un po' di idee per dei mazzi budget che potete costruirvi con meno di 100 ticks, ok? Quindi meno di 100 dollari e potete avere dei mazzi budget, mazzi che in un certo all'inizio, diciamo, del video sono mazzi che hanno fatto risultati, e poi magari sono delle idee per mazzi budget che comunque non sono proprio i soliti mazzi aggressivi, perché magari uno dice: io voglio giocare budget, ma voglio giocare qualcos'altro. Che poi mica è detto che uno si debba per forza mettere nelle leghe e quindi spendere dei soldi. Puoi anche giocare per divertirti su MTGO e giocare le practice, e comunque Modern, soprattutto per conoscerlo all'inizio, serve. Tra l'altro, ho in preparazione video che sempre mi avete chiesto sugli staple del Modern, e quindi tutte le carte, diciamo, che sono importanti a cui stare attenti. Però tuffiamoci nella mischia e vediamo subito appunto quali sono i mazzi che vi permettono effettivamente di scalare queste graduatorie. Non esiste nessuna ladder, però dicevo, immaginare in cui voi vi tuffate all'interno dell'arena di MTGO e cercate appunto di fare dei risultati per poi continuare a comprarvi carte e costruirvi il vostro deck pool di mazzi modern. Allora, cominciamo subito in verità con un mazzo che sta sopra i 100, ma che è un mazzo che effettivamente ho visto avere dei grandi risultati in modern, ed è sopra i 100, ragazzi, praticamente solo per questa carta, che ognuna costa 11 ticks, e questa carta, che ognuna costa un botto, e anche Bonecrusher Giant, che è arrivato a costare tantissimo adesso su MTGO, addirittura 7 ticks l'uno. Però per il resto è un mono red prowess, come caspita si dice, aggressivissimo, che appunto gioca Abomat Courier, che non costa granché, Monastery, Abbot of Keral Keep, bla bla bla, dei Bolt, Lava d'Arte, permette di uccidere l'avversario veramente in poco tempo. Sono 107 ticks, quindi ci dovete mettere qualcosa in più oltre all'abbonamento a Mana Traders, quello di 10 dollari. Però questo è un mazzo che ha fatto 5-0, quindi i primi mazzi che io vi presento sono mazzi che hanno fatto risultati. Ragazzi, con un 5-0 si guadagnano, allora fatemi pensare, vi danno 12 chest, quindi sono 24 dollari più o meno, più 180, se non sbaglio, 160 play points, quindi andate sopra di 60, di 6, quindi in tutto sarà una trentina di dollari, credo. Se qualcuno vuole correggermi, ragazzi, fatelo nei commenti. Allora andiamo avanti, e Dimir Mill, che è uno dei mazzi che io ho portato sul canale e ho fatto cacare, e
Anche questo è sopra i $100, ma veramente di poco. E anche questo ha fatto 5-0 in una recentissima league. Quindi ha fatto 5-0 in una league del 20, quindi proprio di l'altro ieri. E che dirvi? Qui ci sono delle carte che costano tanto, che sono le Surgical, che non sono assolutamente sostituibili, e le Fetch, che non sono assolutamente sostituibili. I ponti, già uno può pensare di farne a meno se vuole ridurre di 16 ticks questo tipo di mazzo. Però, come potete vedere, con meno, con l'abbonamento a meno di 700 e poco altro, riuscite a farvi un mazzo che in verità cartaceo costa quasi $600. Andiamo avanti e adesso cominciamo con quelli che stanno sotto i $100. Signori, 45 ticks, ne potete fare due di questo Mono Green Hardened Scales. La Rakdos 91 ci ha fatto un 5-0, sempre proprio l'altro ieri. L'unica carta che costa è Walker, praticamente, poi tutto un po' Nexus, ma pochissimo. E per il resto avete un mazzo davvero molto, molto performante, perché, ragazzi, questo mazzo qui, secondo me, non è l'ultimo arrivato. E poi gioca lo Zolita, che è un meme del canale, per chi era in live, chiaramente, lo sa benissimo. Andiamo avanti e parliamo con Gift Storm. Anche qui siamo a 65 ticks. Anche questo è un mazzo che io ho portato insieme a un esperto, che è Michele Carretta, qui sul canale. Li potete ritrovare chiaramente i video. E anche qui, ragazzi, qui non c'è veramente niente di costoso. C'è una Fiery Islet, non gioca Fetch perché è un Fetchless deck. Il resto è tutto super economico, 65 ticks e potete giocare Storm in Modern. Tra l'altro, secondo me, con tutti gli Eurodex che ci sono, è vero che vi fa molto 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 male Force of Negation su questa carta, però, ragazzi, si può giocare, questo mazzo si può veramente giocare. 96 ticks per Living End. Living End è un deck che anche lui da Force of Negation non sta proprio bene, perché la combo spesso la può fare la deve fare Sorcery, ma la può fare anche Instant grazie a Valorant Outburst. E questo mazzo, veramente, a parte le Fetch, come potete vedere stanno un po', è tutto completamente budget. È un mazzo che poi, quando ci sono, quando non si gioca contro il cimitero, prendi e fai 5-0 facile, perché è un mazzo che da pilotare effettivamente non è complicato. Non me ne voglia il signor Davide Marra, che poi, per carità, in verità aveva inventato anche delle cose carine per giocare questo mazzo rispetto sicuramente alla concorrenza, ma era il suo mazzo principale e ha sempre giocato quello. Andiamo avanti con questo Selesnya Hardened Scales, che quindi è un Hardened Scales esattamente come quello di prima, ma gioca anche il bianco. Perché gioca il bianco? Perché gioca la side di bianco, gioca Patto Exile, che quell'altro mazzo non gioca, e basta. Già, non gioca altre carte bianche. Ballista una volta stava a tantissimi soldi, adesso fortunatamente con la ristampa in Double Master è calata tantissimo, e quindi questo, guardate quanto, questa è proprio quella di Double Master, se non sbaglio. Se vi faccio vedere l'altra, eccola qui, quella di Aether Revolt. Una volta Ballista aveva dei prezzi inavvicinabili, 14, 15, è stata forse anche a di più, a 31. Adesso però, appunto, invece è tranquillamente acquistabile a poco. Quindi questi sono mazzi che hanno fatto tutti i risultati più o meno. Ragazzi, ho cercato, non è che io abbia trovato tantissimi altri mazzi budget diversi da questi archetipi che abbiano fatto risultato. Quindi o Dimir Mil, ma siamo sui 130, o Mono Red, ma siamo sui 100, oppure Hardened Scales, oppure Living Gen, oppure Storm. Passiamo invece a qualche idea malsana, che, ragazzi, cioè, non, nel senso, son mazzi che sono mazzi, cioè non sono mazzi super competitivi, non sono mazzi che hanno fatto risultato, però io so che molti di voi vogliono giocare determinati archetipi, impararli, e allora dico, perché non portare, ragazzi, un'informazione in più? Con 23 ticks vi fate Dredge. È proprio Dredge, senza Fetch ovviamente, però è proprio Dredge. Cioè, non è che non è Dredge, è Dredge. Cioè, questo vi fa scartare la mano. Tra l'altro è una bella idea, One Win Nothing, che non avevo visto mai. Creeping Chill, questa pure c'ha Madness e può far recuperare le vite. Non gioca Fetch, non gioca Shockland. Dragon School, scusate ragazzi, questi erano i prezzi sbagliati. Ho detto Dragon Skills Gambit, non può stare a niente. Giusto Oxovagonas sta un po'. Però Oxovagonas, giustamente, lo giochiamo. 23 ticks, raga. 23. 23. Andiamo avanti. Bugles.
una versione, ecco, anche Bugles è un mazzo che può fare risultato, però questa versione qui è particolarmente budget. In verità andrebbero giocate sicuramente le Canopyland, che un po' stanno, e invece qui non le giochiamo. Pensate, al posto delle Canopyland giochiamo niente. Pensavo che giocassimo quelle che ciclano, invece no, non giochiamo neanche quelle che ciclano. Però è una versione, appunto, che gioca l'Urrus come companion, e l'unica carta che sta un po' è Core Spirit Dancer. Soul Sister, questo è un mazzo, ragazzi, che se andate nei negozi ne trovate tantissimi. Andiamo col prezzo MTGO. L'unica carta che vale un po' è Eliod, il resto sta sotto lo zero. Ranger Captain of Eos, che effettivamente qui si andrebbe giocato 4 per. Però potete provare a dare una chance a questo mazzo, che è un mazzo appunto completamente life, quindi tra l'altro gioca Force of Virtue, che è un po' un meme, però vi divertirete. Wilderness Reclamation, volete giocare Control in Modern? Provateci, perché no? Io questa lista ve l'ho trovata, ragazzi. Gioca Gefnet, gioca Mystic Snake, gioca Nightback Ambusher. È chiaro, non gioca Uro perché Uro sta a 50 ticks, però se deve essere budget sia. Chiaramente non è che io vi consiglio questi deck per fare risultato, vi consiglio questi deck per divertirvi. Volete una versione di Storm che costa ancora di meno? Eccola qua, Mono Red, con Runaway Stream King al posto dei del Goblin e dell'1-3, che chiaramente è un po' molto diverso, però ancora di meno, 18 ticks e ve la portate a casa. Affinity, ecco, questo è un mazzo che sicuramente non vi consiglio, ma che secondo me, se riuscite a tunare meglio, potete fare veramente, no, la gente non è preparata a giocare contro Affinity oggi come oggi in Modern. And Soul Artifact è una carta di Magic, chiaramente, però non è una carta di Magic che piace a Patto Exile, però fatta in qualche modo su Edge Champion, però non la potete fare perché si leva. Vabbè, diciamo che, ripeto, 5 ticks, 5 dollari, 5, scusa, questa la faccio in totale, 5 come colori di Magic, 5 come... 5. Ok, continuiamo e andiamo su Zoo. Carino questo, soprattutto per chi gioca Historic, giocare Burning Tree in Modern è carino. Ragazzi, questo è un mazzo che personalmente io credo che tunato bene può far risultato pure in Modern. Non so se mi piace questa versione, ma sì, la Dark Command, c'è qualcosa di interessante. Non ci sono le fetch, ovviamente, però questo è un mazzo che può fare veramente male anche in Modern, perché creatura, poi attacco con Reckless Bushwalker, la gente muore, la gente è sempre morta, la gente continuerà a morire, non vi preoccupate. Qui abbiamo sempre un Prowless ancora meno costoso di prima, perché la versione budget di un mazzo budget, 27 ticks, e gioca però questa carta e mi fa veramente schifo, quindi passiamo avanti perché è tremenda. Blister, per chi non lo sapesse, Blister Coiled Wear, che vi mangia all'istant le sorti. Ah no, scusate, non è quello. Ah no, è semplicemente una versione budget della dell'1-2 che costa soldi, che è Soul Scar Mage. Topter Sword, cioè, capite, mi vengono proprio a proporre Topter Sword a me, che sono il maestro, Urza Master, senza Urza ovviamente, perché Urza un po' di soldi costava, anche se non è costato tanto. Qui con 59 ticks, un po' più alto degli altri perché c'è Mishra Bubble, che comunque un po' sta ancora su MTGO, vi portate a casa un mazzo che addirittura scomba, fa cose interessanti. Secondo me vi divertite molto con questo mazzo qua, ma veramente, cioè. Electro Dominance si può montare ovviamente in molti modi diversi, anche in una versione che costa 37 ticks, davvero poco costosa. Ancestral Vision, che è una carta che io a suo tempo pagai 20 ticks e che adesso non sta niente perché nessuno la gioca, e poi chiaramente l'interazione a Zarikev Spersis e Restore Balance, perché questo è un mazzo Restore Balance. Fate questo e fate Restore Balance, fate Electro Dominance e fate Restore Balance. Anche questo deck, ragazzi, è un deck che fa risultato.
cercatevi la lista, imparatelo a giocare, cominciate a giocarlo bene e poi vedrete che ho ragione io. 8 Bears, quindi un vecchio mazzo di Modern, le cui carte adesso sono tutte scese di prezzo. Questo era un mazzo che si giocava molto in verità in Modern, con tutti orsetti che fanno cose. In questo caso Talia fa cose importanti, Leonin Arbiter le fa ancora più importanti, quindi è una specie di tasse che non gioca Fiala, perché Fiala ovviamente sta un po'. Ripeto, sono versioni di mazzi budget di mazzi che esistono. Questo è un Elf Ball, cioè quindi un Elf combo che cerca di snowballare la partita away. Non gioca con Let Company, che sarebbe una carta che costerebbe un po', però guardate che gioca le Line of Abundance in Modern. Magari anche con questo mazzo vi divertite, fare tanto mana è facile, poi con Ezzuri fare un overrun gigantesco. Eminent Domain, questo è un mazzo pazzo, questo è un mazzo pazzo, pazzo, pazzo. Intanto già che gioca Ralzarek, per me è ancora più pazzo di prima. Gioca Wildfire, vuole distruggere le terre di tutti, lasciando a terra Maze Mind Tommy, talismani e così via. E poi con questi, tra l'altro gioca Annex. Cioè, non so se... Annex! Cioè, 4, you control enchant, gli rubate la terra alla gente. Rubare terra, non sapevate manco che era legale in Modern, sta cara, diciamoci la verità. Merfolk, 6 ticks, 6 dollari, e voi vi portate a casa un mazzo Merfolk. Senza chiaramente le carte costose di Merfolk, cioè Fiala, però, raga, questo è un mazzo che funziona comunque, perché pensate, i mazzi Merfolk quando pescano Fiala sono fortissimi, quando non la pescano sono meno forti, però sono sempre forti, c'è gente che ci vince comunque. Provatelo e fatemi sapere. Secret Shadow, questo è un mazzo del tutto senza senso, secondo me non è che permetterà grandi risultati, però a mio avviso vi farà molto molto divertire. Pensate, la carta che costa di più è il singolo Plague Engineer, giustamente tutte le carte di Modern Horizon costano tanto, i due Dismember, però cioè, volete giocare Death Shadow Budget? Eccovi un modo per giocare Death Shadow Budget. Blue Tron, ragazzi, Blue Tron già di suo le fetch non le gioca, quindi fondamentalmente è un budget, questo forse è un budget vero, cioè nel senso, questo è un, non so che cosa dovreste cambiare per renderlo ancora più competitive come mazzo, e costa solo 33 ticks. Mono Blue Tron, il mazzo di Samuele Stratti, il mazzo di Marco Camilluzzi, il mazzo che in Modern veramente tantissimi giocatori meravigliosi hanno portato, complimenti a loro. Inverter, oh, dici, voglio giocare Inverter in Modern, è un'idea? No, però, voglio giocare senza fetch, è un'idea? No, però divertitevi, perché no? Perché non si può fare Inverter, Tassaora, c'è pure Laboratory Maniac, c'è Jace, la possiamo provare questa combo, perché no? Comunque, un tipo di mazzo un po' diverso, dai, dove, cioè, vedere 4 Manalic a un dollaro mi sale un po' il veleno, però, questo è. Soul Herder, chi volesse provare questo mazzo che è magnifico, senza chiaramente le rare che lo rendono molto costoso, perché questo non è un mazzo budget in verità, può provare questa versione che gioca chiaramente alcune cose che gioca anche quel mazzo e alcune cose che invece quel mazzo non gioca, però gioca tre Orion che in standard adesso vanno tantissimo, quindi magari vi divertite a usarli anche in Modern. Per quanto riguarda una versione di Ponza senza le carte costose, vi ho trovato anche quella, chiaramente, cioè ragazzi, inutile dire, Blood Moon un po' sta e non c'è l'accelerino 1, perché l'accelerino 1 avrebbe alzato il prezzo, pensate, come si chiama, Utopia Sprawl, non c'è, gioca Wolf in Loavan, che si gioca in standard, pensate un po'. Ultimo mazzo, Spirit Bianco Blu, anche questo mazzo, ragazzi, al di là di non avere Fiala, e non so neanche se si gioca proprio sempre Fiala in questo mazzo, questo è un mazzo veramente competitive, che non è molto diverso dalla sua versione competitive, ok? Chiaro, giocate Lofty Denial e ci volete provare tantissimo, quando l'ho giocata io non ho avuto fortuna. Però, che dire, se volete divertirvi anche qui per giocare un altro tipo di mazzo, è bello, secondo me, che vi abbia portato questo video per darvi un po' di idee, poi le migliorate anche voi, magari mi concentrate nei commenti e vi dite, io ho usato questa carta mi ha migliorato l'esistenza, io ho usato questa carta e sono andato meglio.
Quindi ragazzi, trovate tutte queste liste, ho fatto un lavorone nella descrizione, trovate tutte queste liste, alla fine della descrizione ci sono tutte, così ve le portate sul video, voi dite, ah, ma voglio quella, e sono in ordine, dalla prima all'ultima. Spero che questo video, che ripeto mi avete richiesto, sia stato utile e come al solito vi ringrazio per aver guardato, vi ringrazio per il vostro tempo, vi ringrazio per il vostro supporto. E che dire, io vi ricordo che sarò quasi sicuramente in stream, se non sto, perché sentite che non sto un po' bene, la vita del content creator quando stai male non è bellissima, però credo che sarò in stream sabato per giocare il qualifier su Arena di Standard. Quindi se sarete in stream io sarò molto contento, se non sarete in stream pensatemi non male, pensatemi bene e portatemi fortuna. Grazie ancora per aver guardato.